Ciao ragazzi, oggi vi mostrerò un video particolare, anzi sicuramente unico. Per gli orologi che vi mostrerò, che arrivano direttamente dagli anni 30, anni 40, orologi assegnati all'esercito tedesco, e quindi stiamo parlando della Seconda Guerra Mondiale. Sono orologi che sono suddivisi in Flieger, orologi anche, si può dire, di propaganda, e orologi assegnati poi alla Wehrmacht, quindi con tanto di diciture che vi mostrerò, che diciamo potevano essere un po' l'elite di quelle che erano i requisiti redatti nelle specifiche dei tedeschi per andare a equipaggiare poi il proprio esercito, le proprie truppe, e quindi non soltanto, anche i piloti che operavano durante il conflitto della Seconda Guerra Mondiale. Quindi un video storico che mirerà e sarà teso a evidenziare qualche aspetto tecnico di questi orologi, dei quali ovviamente non siamo abituati a vedere tutti i giorni. Iscrivetevi quindi a Watch Fan, attivate la campanella delle notifiche e andiamo a vedere questi orologi. Eccolo il primo, video un po' particolare questo. Andremo a vedere diverse maison che conosciamo, che abbiamo già visto, però sotto diciamo un diverso aspetto. Questa è una cassa Zenith in ottone, perché l'ottone era uno dei due requisiti. Potevamo ritrovare una cassa cromata come in questo caso, dove il tempo comunque ha svolto la sua parte. Guardate anche la profondità del fondello, lo spessore, perché ecco un altro requisito particolare, e qui vediamo in primis il movimento. Io avevo già preparato anche la sua schermatura in ferro dolce, che riconosciamo tipica per le applicazioni su IWC e anche su Speedmaster. Mentre questa è la cassa, vi dicevo, una cassa molto spessa, perché uno dei requisiti era anche la profondità del fondello, proprio per andare a sopperire, insomma, a problematiche di impermeabilità, e lo vedete anche andare in profondità all'interno della cassa, la parte filettata per andare poi a chiudere a pacchetto la corona. 15 erano i rubini minimo, e con dispositivo di assorbimento urti, lo vediamo, è un Incablock. E poi andiamo a fermarlo, perché lo fermiamo in questi orologi che erano dettati, che erano emessi per assegnazioni all'esercito. Le sigle DH stanno per l'esercito, e poi abbiamo altre sigle KM per la Marina, Kriegsmarine, e poi abbiamo alcuni fondelli dove sono incisi soltanto la lettera D con la parte restante del numero. Quelli sono per l'aeronautica, anche se non si escluse, se non si esclude il fatto che le sigle DH, le assegnazioni DH, siano assegnate anche per l'aeronautica, ma in questo caso stiamo parlando di orologi assegnati alla Wehrmacht. Andiamo a richiudere il nostro fondello e passiamo al secondo orologio. Romer era un'altra delle aziende produttrici che fornirono l'esercito tedesco, e stiamo vedendo una rappresentazione. Ora, in questo caso, su questo orologio, il quale ha avuto anche una riapplicazione delle sostanze su questa sfera cattedrale, state vedendo che abbiamo l'incisione dell'aquila. Ma mancano le incisioni di assegnazione, questo perché è presunta la costruzione di questo orologio solo a fini propagandistici, quindi non si può dire un orologio, possiamo così dire, per uso civile, dove però è rappresentato anche quegli elementi di propaganda che si utilizzarono storicamente in quel contesto. Abbiamo sempre un dispositivo a carica manuale con, ecco, la rotazione, orologio ancora funzionante. Vi dicevo, è stato riapplicato il motivo della lunetta, e poi le anse a filo, che sono proprio tipicamente storiche. Sono diverse anse che sono anche riapplicate in esemplari che poi vedremo fra poco. Andiamo avanti. Helvetia. E qui, ecco, una cosa particolare. Parliamo adesso di dimensioni, perché le dimensioni sono molto ridotte.
Le specifiche nel 1935 parlavano di orologi che vanno dai 31-32 mm ai 36 massimo per quelli che sono assegnati. Helvetia, diciamo che è una maison, adesso ve la mostrerò anche all'interno, una maison che è stata fondata dal fondatore di Omega, quindi da Louis Brandt nella fine del 1800. E fu una delle prime case a fornire gli orologi all'esercito tedesco. In questo caso vediamo anche rappresentata la pala di un'elica, forse anche motivo per cui questi orologi furono assegnati anche alla Luftwaffe. Andiamo a muovere le sfere, orologio funzionante, anche questo, cassa in ottone. Guardate la forma, dimensioni molto minute. Helvetia, vi dicevo che prese parte alle forniture dal 1942 arrivando fino al 44 all'incirca. Si dice che non siano molti gli esemplari che siano stati forniti all'esercito tedesco e qui andiamo a vedere, ecco, guardate, andiamo a vedere all'interno numeri di assegnazione. E poi abbiamo un'apertura a cerniera, quindi guardate anche l'apertura che è un po' a ventaglio per andare a esplorare il calibro all'interno. L'assegnazione la ritroviamo anche all'interno del calibro. Dispositivi antiurto che vi mostro. Eccoli qua. Diversi dispositivi antiurto che sono stati utilizzati su questo calibro, un ponte trasversale sulla trasmissione che taglia in due praticamente la forma e la scomposizione, osservate bene, la cura di questi orologi, la scomposizione dei ponti di trasmissione su tre parti, scappamento, secondi e poi la parte centrale della ruota centro per finire poi sul bariletto. Quindi questa è la chiusura, e qui andiamo a vederlo. Lo rivediamo ancora, sfere con abbinate queste anse saldate, una forma diversa. Anche qui su Helvetia sono particolari, non è molto chiaro diciamo, il legame di assegnazione, perché l'assegnazione la vediamo in questo caso, l'abbiamo vista anche riportata sulla parte del calibro, ma non sulla parte esterna che comunque è fatta sempre in ottone. Andiamo. Ci spostiamo e adesso rompiamo un attimino con il design dell'orologio da polso e abbiamo questo orologio da tasca, è un cronografo, proprietà dell'Avion Militaire. Questo qua è un orologio francese, è un cronografo francese di assegnazione francese. Vedete, ho fatto partire il cronografo e risale nel periodo a metà fra le due guerre. Fermiamo e andiamo all'azzeramento. C'è stata anche una ripresa sul quadrante perché erano dei quadranti che erano realizzati porcellanati. Ecco, questo qua è l'impegno del dente sulla partenza che può provocare anche l'arretramento della sfera dei minuti. In questo caso farà il giro per poi andare a cambiare. Sono delle sfere molto sottili. Giusto per mantenere forse un po' anche il design molto classico, ovviamente, di quei tempi, di questo orologio che prevedeva un'ampia visibilità rispetto invece ad altri cronografi che vi porto, ecco, a vedere. E guardate, Francia, Germania, stesso periodo. Qui abbiamo due cronografi diversi. Il requisito principale per la Germania era che gli orologi in genere fossero con quadrante nero, con numeri arabi, una secondina ore 6, come anche sulla sporca dozzina, che sarebbero gli orologi, le 12 maison che sono state protagoniste delle forniture agli alleati, ve le ricordo, Buren, Sima, Eterna, Grana. Jaeger-LeCoultre, Lemania, Longines, IWC, Omega, Record, Timor e Vertex. Di queste alcune furono anche fornitrici dell'esercito tedesco, quindi nelle linee opposte si può dire, e questo è un esempio. Le sfere Breguet, lo vediamo,
un trattamento delle sostanze a radio, questi sono tutti orologi trattati a radio, trattamento in radio, e poi abbiamo anche la sfera, l'anello dei secondi che poi vedremo poi fra poco, che l'anello dei minuti che vedremo fra poco sarà utilizzato anche per alcune revisioni sul design degli orologi. Ritroviamo anche un design molto similare a quello del Romer che abbiamo visto prima, anche qui c'è un numero che sicuramente potrebbe essere di un'assegnazione. Sembrerebbe che questo corrispondesse alla segnazione di un ufficiale, non mi è dato sapere informazioni molto approfondite, dettagliate e comunque di natura anche certa riguardo questo orologio. Posso dirvi che Grana era il predecessore, una delle aziende che poi si trasformò nel gruppo Certina, un po' come fece Eterna e altre aziende, andando a creare il consorzio che poi diede luogo a ETA. E questo è un grano. Vedete anche il requisito anche di avere questa impugnatura diamantata, forma di cipolla, per far sì che fosse subito pronta l'attività di regolazione sull'orologio. E questi sono i due. Ci spostiamo, andiamo sempre un po' più in profondità, passando per questo review. Io vi ricordo che review successivamente, anche qui trattamento in radio. Andiamo a vedere se l'orologio è aperto. Sì, eccolo qua. DH, sempre le assegnazioni, e qui ritroviamo, non era solito per tutte le case, però in alcuni momenti c'era all'interno il perimetrale distanziale per l'adattamento del calibro all'interno della cassa, sempre dispositivo antiurto, scomposizione dei ponti. Erano orologi questi molto molto curati. Ecco, andiamo a richiuderlo. Ecco, sono diversi i produttori di questi orologi, ecco, ve li sistemo qua un attimino. Diversi, tranne questo bianco, vi ho detto, per la Francia, però sono all'incirca 100 i produttori di questi orologi, di cui però soltanto 5 si sono occupati di fare orologi con scopi specifici di osservazione, quindi dedicati alla Luftwaffe. Le maison che hanno contribuito a questo genere di prodotto sono 5: la Lang & Son, Laco, Wemp, Stowa e IWC, che ha servito anche forniture per gli alleati. Guardate questa bussola, questa è una bussola da polso che è stata acquistata in Cecoslovacchia prima della caduta del muro di Berlino. È una bussola funzionante, voi potete anche regolare, guardate, il liquido, la sostanza che c'è all'interno è ancora lì presente dagli anni 40, dagli anni 30. Voi potete regolare anche il vostro riferimento e quindi poi cambiare rotta, andando a vedere poi il delta dei gradi rispetto a quella che era, non so, il riferimento originario per la navigazione. Questo qua lo proviamo al volo, guardate, e queste sono le dimensioni. Le dimensioni sono molto importanti perché in quel periodo, ecco, guardate, qui sto vestendo un pezzo di storia, e guardate anche la parte, le borchie, guardate, queste sono le borchie erano parte di un requisito, perché gli orologi da pilot, e arriviamo a quello finale, guardate l'ingresso, ecco, questo è un vero Flieger, un vero pilot tedesco. E concludo sulle borchie. Le doppie borchie che noi vediamo spesso in IWC erano un requisito, anche quello appartenente ad una revisione del 1941, cioè nel 41 c'è stato un riesame della specifica di questi orologi di assegnazione militare, soprattutto per questi che erano definiti BURAN, orologi da osservazione, in cui dovevano esserci due borchie
sulla parte del cinturino a rinforzo, quindi per la vestizione su un giubbotto, su una divisa comunque da operativa. E qui arriviamo a questo laco. Laco che è stato prodotto, come vi dicevo, sulla base di quei requisiti, poi emessi nel 1941, cassa da 55 mm, andiamo a vederla. Eccolo qua. Questo è un orologio completamente coevo, 54, e vi sto mostrando veramente un pezzo di storia unico, ragazzi, quindi iscrivetevi a Watch Fan perché pezzi del genere non penso li vedrete da altre parti. Cassa da 55, andiamo a vedere funzionalmente cosa avviene. Hacking dei secondi. Un gioco carica veramente robusto e dopo ve lo farò vedere all'interno. Hacking dei secondi per la regolazione, quindi il giusto riferimento per quanto riguarda poi non so, il calibrarsi con altri operatori, eccetera, quando si riveste poi in ambito militare è molto importante, vi dicevo, comunque coordinarsi. Quindi andiamo a rimetterlo in funzione, un orologio ovviamente a carica manuale. Un'anima in ferro, qui la parte che vedete è un orologio che è realizzato da una cassa in ottone, cromata, vedete che c'è anche una rotazione, tra l'altro anche il vetro è originario, dial nero, sfere gladio che appartengono anche al requisito del Ministero della Difesa inglese per la sporca dozzina. Ve ne avevo parlato anche nell'Omega Seamaster Peter Blake, che ha lo stesso genere di sfere, oppure il Rolex Milsub, che utilizza sempre questo genere di design. Un angolo, poi può esserci, oltre a questa cassa in ottone, vi dicevo, anche un anello interno per favorire quella che poi è l'isolamento dal punto di vista magnetico. E poi abbiamo il riferimento angolare a ore 12 a livello di design. Questo particolare disegno che noi ritroviamo anche nei Laco di oggi, o comunque negli orologi Pilot che sono riprodotti anche da Hamilton a livello commerciale, fa parte di una rivisitazione, sempre che vi dicevo, dei requisiti del 1941, perché prima veniva indicata, fatemi dire, soltanto, ecco, la scala oraria principale. Dopodiché c'è stata anche una rivisitazione per andare a evidenziare anche i minuti e quindi avere maggior riferimento. La cipolla la stiamo vedendo diamantata, guardate, sicuramente di impatto e anche molto comoda da utilizzare. Forse un po' meno comodo l'orologio, perché adesso io. Se io vi faccio vedere il mio polso, 17,5, questo è come si presenta un laco degli anni 40. Eccolo qua, saremo intorno al 1942 e questo è il mio Panerai, che è un 44 mm, giusto per avere un riferimento delle dimensioni. Eccolo qua. È un orologio che adesso però vi mostro in quanto è l'ultimo di questa piccola rassegna storica che vi ho proposto. Eccolo qua, guardate. Guardate che gioiello. Questo è veramente a livello storico. Ringrazio per aver potuto portare una testimonianza storica di questi orologi. Non c'è nulla che possa essere, nessun alloggio, nessun tipo di distanziale perimetrale che possa fissare il calibro, è direttamente fissato all'interno della cassa. E lo vediamo anche in questo punto, le due viti che vanno a tenere il movimento, guardate l'alleggerimento delle ruote, scomposizione dei ponti, un sovraponte e poi la lavorazione. Sono orologi che erano, come a Langenson, avevano questo tipo di caratteristiche, orologi da osservazione. Ma voglio concludere perché questo orologio ha una storia molto particolare. È stato un orologio, intanto guardate anche la
Si dice che i tedeschi abbiano ancora adesso i registri con tutte le assegnazioni e sembrerebbe che questi orologi venivano utilizzati nuovamente da un nuovo equipaggio, quindi che non prevedeva un'assegnazione diretta alla persona, ma all'equipaggio, quindi che componeva l'equipaggio del velivolo. Comunque qui abbiamo diverse, non so, il nome della casa, il nome del prodotto, il numero del dispositivo e poi la casa. E vediamo anche poi le incisioni che sono fatte sul ponte della trasmissione. Bene, vi dicevo, questo orologio è stato, ha una storia particolare, perché è stato acquistato in Repubblica Ceca da un signore che era un agricoltore, il quale vide atterrare un velivolo tedesco nei suoi campi. E questo tedesco si spogliò dei suoi averi, tra cui proprio questo orologio, e lo consegnò al signore. Penso poi dandosi un po' alla macchia. Questo orologio è stato per decenni custodito da questo signore, acquistato poi da un collezionista e in maniera ovviamente, tra virgolette, accurata, conservato poi per ovviamente mostrare oggi quella che è stata un po' anche la ricostruzione del design di questi orologi che furono fatti a quel tempo, orologi fatti con cura, con diverse accortezze e anche ruoli specifici, diciamo. Bene, ragazzi, questo video è finito, spero di avervi mostrato un pezzo veramente di storia, io li ripresento qui. Eccoli qua, tutti insieme. Noi ci vediamo presto. Mettete un like se questo video vi è piaciuto. E a presto.